Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi è domenica, c'è Inter-Juve e se è vero che 1+1=2, andiamo allo stadio. Let's go! Partiti, direzione Milano. Andiamo con la prima a recuperare il nostro compagno di avventure per questo video. Che poi è sempre lui, però andiamo a recuperarlo. Come sempre, 20 minuti di attesa. Chissà, dobbiamo andare allo stadio, chissà come si starà preparando. Sempre sul pezzo, per carità, però sempre sta mezz'oretta la dobbiamo aspettare. Eccolo! Grande, sai che andiamo allo stadio e non alla Fashion Week, vero? Adesso sì, andiamo. Ci aspetta una giornata abbastanza intensa, 3 ore di viaggio verso Milano, poi girettino tipico per la città. Alle 17 c'è il corteo per i 115 anni dell'Inter, quindi ci uniremo e andremo appunto insieme a tutti gli altri tifosi verso lo stadio. E poi classico prepartita con il panino e poi San Siro. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared? Pit stop in autogrill, pipì veloce. Adesso sì, siamo pronti. Il caffè faceva schifissimo proprio, quindi per rifarci la bocca, Pocket Coffee. Se ci vuoi sponsorizzare per i prossimi video, siamo qui pronti. Penso una delle cose più buone che ci siano in questo mondo: cioccolata, caffè messo assieme, pulisce tutto. Energia giusta e via, verso Milano. Ed eccoci a Milano. Dopo 3 ore di viaggio ci siamo, tutto pronto per Inter-Juve, una delle partite più importanti a livello mondiale. La rivalità tra Inter e Juve esiste da sempre. Nel 1967 Gianni Brera conia il termine Derby d'Italia, appunto perché i proprietari delle due società erano i Moratti e gli Agnelli, ovvero due delle famiglie più potenti d'Italia. La rivalità tra Inter e Juve esplode definitivamente negli anni 90, in particolare nella stagione 1997-1998. Inter e Juve si stanno giocando lo scudetto, 4 giornate al termine e partita che si gioca a Torino e che passerà alla storia. Passerà alla storia per il contatto Ronaldo Giuliano con l'arbitro Ceccarini, che non fischia il calcio di rigore, e nella stessa azione la Juve parte in contropiede, Del Piero subisce fallo, calcio di rigore per la Juve che poi verrà sbagliato. La partita finisce con la vittoria della Juventus e la quasi matematica assegnazione dello scudetto. A mettere ancora un po' di brio a questa sfida tra Inter e Juve c'è sicuramente l'anno del 2006, anno in cui l'Italia vince i mondiali, ma allo stesso tempo alla Juve viene revocato lo scudetto e viene retrocesso in Serie B. Quello scudetto viene allo stesso tempo assegnato all'Inter a tavolino. Da lì la rivalità tra Inter e Juve esplode definitivamente, anche per chi non aveva vissuto l'episodio del 1997-1998, e da lì in poi si tramanda anche alle nuove generazioni. Quella tra Inter e Juve rappresenta inoltre la partita più giocata in Serie A. Quella di questa sera infatti è la 247esima, con 111 vittorie per la Juve, 75 vittorie per l'Inter e 60 pareggi. Prima di dirigerci verso lo stadio andiamo a fare un giro all'Inter Store e vediamo se riusciamo a trovare qualcosina. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.
hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Hai bisogno di un caschetto per la moto. Bello, eh? Bello, eh? Bellissimo. Visto che non hai la macchina, comprati una moto e ti compri il caschetto. Dai. Non può essere. Si vergogna. Bello, un maglioncino di Natale. Queste quanto vengono? Sempre impossibile trovare i prezzi su queste cose. Questa però fa schifo. Mio figlio Eros. Grande capitano. Visita allo store dell'Inter fatta. Adesso ci dirigiamo verso Corso Como. C'è Pescaria. Non si può mancare Pescaria. Paninetto con il pesce, poi altro girettino per Milano e poi dritti allo stadio a festeggiare i 115 anni dell'Inter, perché la Curva Nord ha organizzato un corteo, quindi noi ne faremo parte e poi tutti dentro allo stadio. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? What you gonna do for it? Caffettina Macarons, let's go! È ora di andare. 24 minuti. E secondo Eros, questa sembra molto figa. Ma l'abbiamo incrociata prima, tipo, che hai detto delle bionde con gli occhi azzurri. Com'è? Bolide parcheggiato, un'ora di ritardo, ma let's go. Un'ora dopo l'orario previsto ci stiamo dirigendo verso lo stadio e vediamo se riusciamo a beccare magari la parte finale del corteo e se magari la curva si è riunita al baretto per festeggiare e niente, prima volta che vengo a vedere Inter Juve, sold out credo, comunque sicuramente sopra i 70.000 e la curva ha annunciato una coreografia sui tre anelli, ci aspetta qualcosa di piccante, sicuramente sarà una bellissima atmosfera, la partita è stra sentita, quindi qua è già tutto pieno. Perché facciamo questa strada? Questa strada qua è strabella secondo me, perché non so, respiri come che stai per che stai per arrivare. Il problema è che puzza da cavallo. Siamo arrivati a San Siro, il problema è che il corteo è benché finito, però vabbè, una cosa dovevamo fare, venire per vedere il corteo, niente. Fai te, cosa? Panino. Fai te? Ah, sì. No, così si fa. In autogrill. Allora, vero? Un panino e una birra. E questo? Grazie. Come lo condisco? Tutto. Ciao, mi fai ciccia. Un... Sì, salsiccia e cipolla. Ditemi. Piatta più da stadio di questa. Siamo pronti. Comunque saranno quattro topi, però cantano cazzo. Buona partita a tutti. Ce l'abbiamo fatta.
Let's go. Deltoli. E per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. Gradini infiniti, un quarto d'ora a salire. E poi, cioè, nel senso, siamo su un bel posto, immagino quelli che sono stressati. Cosa fanno? Avanti 40 minuti. Quindi adesso, pipì, cosa dici? Scrivete nei commenti se volete il pezzo in cui facciamo pipì. E adesso sempre spettacolare, sempre come la prima volta. Questo stadio è, cioè, una cosa incredibile. Nel frattempo sono uscite le formazioni ufficiali. L'Inter gioca con Onana, Acerbi, De Vrij, Darmian, Di Marco, Brozovic, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Lukaku, Lautaro. Quindi torna Lukaku titolare. Per quanto riguarda la Juve, Szczęsny, Danilo, Bremer, Gatti, Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, De Sciglio, Vlahovic e, sorpresa, attenzione, Sule, il giovane argentino. Gli animi iniziano a scaldarsi un attimino. Bello, botta e risposta tra interisti e juventini. Quando fanno questo gioco di luci, questa atmosfera buia così, è pazzesco, in più con la coreografia che adesso continuano a preparare, è sempre favoloso, veramente. Lui diceva che la Serie A è il nostro DNA, io lo rubo il campionato e in Serie B non so mai stato, solo per me. Rappresenta il primo amore e la
colpisce. Sembrava anche mano di Rabiot, bacio di Rabiot sull'azione del gol. Comunque fine primo tempo, non so, c'è poco da dire. Avevamo iniziato bene i primi 20 minuti, poi la Juve ha segnato e da lì fine. Barella ha avuto quell'occasione da gol, ma tirato centrale e... niente. Vediamo il secondo tempo. Vince la Juve 1-0, meritatamente secondo me. L'Inter ha giocato molto molto male. Alla fine abbiamo giocato come sempre, cioè tirando dentro la palla, buttando cross in area, sperando che vada bene. La Juve ha avuto la sua occasione, l'ha concretizzata. Comunque è andata così. Continua il periodo nero dell'Inter, che si trova in piena lotta Champions, e niente, spero che i contenuti che vi ho portato oggi vi siano piaciuti. Seguiranno sicuramente altre partite. Iscrivetevi al canale, supportatemi e niente, ci vediamo alla prossima partita. Ciao!